Ora Però si per registrerà la esempio conferenza. perché cioè il vaccino è in coda per la vaccinazione, quindi non potrà collegarsi, o meglio, non credo che possa collegarsi per tempo. Allora, io vi Io introduco l'ho appena brevemente qual è il... prenotato. Ecco, bene. Allora, vi introduco brevemente il tema di questa riunione, che diciamo così, sostanzialmente avete sentito, la registriamo perché fa parte del percorso partecipativo che facciamo sul tema della ciclovia tirrenica. In particolare ci occupiamo di esporre un po' la filosofia di questo progetto, di aggiornare i vari interlocutori sullo stato dell'arte di questo progetto. E poi di raccogliere magari qualche suggestione, qualche indicazione, anche qualche consiglio, perché allora partiamo da subito. Ciclovia Tirrenica, progetto interregionale tra la Liguria, la Toscana e il Lazio, progetto transnazionale che coinvolge anche un tratto della Costa Azzurra della Francia, finanziato per le regioni in parte con fondi dello Stato e in parte con fondi dell'Unione Europea, un progetto che parte in realtà da un po' più da lontano, si parla del 2015. La Regione Toscana, poi, per ragioni di programmazione, decise di partire dal passaggio della ciclovia dell'Arno, che è una ciclovia sempre di interesse comunitario, che era stata finanziata anche quella e coinvolgeva per lo più i comuni che costeggiano il fiume Arno, e poi successivamente munirsi del progetto e la lavorazione della ciclovia di... La ciclovia tirrenica è un percorso prevalentemente, poi vi spiegherò perché, lo spiego così, un percorso prevalentemente a tracciato costiero, nel senso che è fatta per passare lungo la costa tirrenica, come vi spiegavo, dalla Costa Azzurra fino alla Regione Lazio, fino a Roma. Perché però facciamo queste riunioni? Perché nel suo sviluppo si pongono adesso delle questioni importanti da sottoporre alla Regione in termini di o criticità o suggerimenti di carattere progettuale da svolgere. Il progetto della ciclovia non lo fanno i singoli comuni, lo fa la regione con un nucleo di progettazione misto fra ingegneri e tecnici della regione e ingegneri e tecnici esterni, e attualmente non abbiamo ancora elaborati, quindi stasera non vi presenteremo niente, ma vi diremo a che punto siamo e vi diremo appunto quali sono i punti fondamentali di questo lavoro. Si parla adesso dell'avvio della progettazione, cioè c'è uno studio di fattibilità, che significa un racconto di che cosa significa per la regione toscana la ciclovia tirrenica, non solo in termini infrastrutturali, ma anche ambientali, turistici, di servizio e di valorizzazione. Poi l'Unione dei Comuni nel 2014-2015, con l'ingegnere Francesco Vettori e con l'architetto Massimo Ceragioli, aveva fatto un progetto che poi abbiamo ribattezzato Versilia Bike Plan, e che niente di meno consiste nel disegno di una rete di piste ciclabili sia costiere sia dell'entroterra, per consentire maggiore fruibilità sia in termini turistici che in termini di servizio, chiaramente per i residenti, della ciclomobilità sul territorio comunale, non solo nostro, ma di tutti e 7 i comuni della Versilia. Quel contributo progettuale dell'Unione dei Comuni era stato inviato alla Regione Toscana per sviluppare una base di partenza di un ragionamento della ciclovia tirrenica. La ciclovia tirrenica, per come oggi ci viene proposta, è un asse litoraneo, e devo dire che per noi, salvo alcuni elementi che ora vi darò, alcune suggestioni che vi affiderò, ma per noi coincide più o meno con l'attuale percorso ciclabile che c'è lungo la linea costiera, sia del viale Bernardini davanti agli stabilimenti balneari, sia del Viale Europa sul lato, diciamo così, monte della passeggiata, e quindi coincide sostanzialmente con l'attuale tracciato della ciclovia. Vi farò una parentesi su questo tracciato, però intanto vi dico che un tema importante da sviluppare sono i cosiddetti snodi intermedi, cioè su tutto l'arco versiliese, ma su tutta la costa toscana in realtà. La ciclovia viene anche intersecata con tutta una serie di snodi che vanno verso l'entroterra. Nel nostro specifico caso, nel Comune di Camaiore, c'è uno snodo che parte dalla ciclopista tirrenica e, in un tracciato ancora da definire, che noi paradossalmente abbiamo già in parte realizzato e in parte andremo a realizzare, porta verso l'interno e collega il lungomare con la stazione di Lido e Capezzano.
E poi ovviamente c'è una connessione tra tutte queste aree di, diciamo così, di servizi, cioè la stazione, l'ospedale, eccetera, che sono in un qualche modo percorsi secondari ricavati, diciamo così, in un ambito di pianificazione più locale e meno regionale, ovviamente, però sono da sviluppare. Perché facciamo questa riunione? Primo punto, dovremo riflettere sugli effetti della ciclovia tirrenica sul lungomare. Noi abbiamo due opzioni. O suggerire alla regione di mantenere l'attuale configurazione della ciclopista percorrendo il tracciato esistente della pista ciclabile che c'è sul lungomare e quindi facendo un'operazione di riqualificazione con un disegno che poi svilupperanno e ci proporranno i progettisti della regione, o se anticipare un ragionamento in realtà molto datato, vecchio di qualche decennio, e che riguarda la configurazione della ciclopista del Lido nel tratto che va dal confine con Pietrasanta all'Arlecchino, cioè sul viale Bernardini. C'è un lungo, io mi sono anche recuperato un po' di incartamenti al di là dei giornali anche del comune, c'è stato un lungo dialogo con le categorie e col comune e un po', diciamo così, anche di controversia sulla realizzazione di quella parte di pista ciclabile. Perché? Perché originariamente in realtà non era prestabilito che fosse la pista ciclabile, doveva essere a monte, cioè più davanti alle strutture alberghiere, per intendersi. Se avete presente il viale delle Palme, cioè il viale Bernardini, la ciclovia avrebbe dovuto stare nella parte dove ora ci sono i parcheggi all'isca a pagamento sul lato monte del viale. Però erano tutte cose che poi finirono in una progettazione da cui prese sviluppo l'attuale configurazione della ciclovia. Siccome Forte dei Marmi l'ha già attaccata alle strutture alberghiere verso monte, e siccome Pietrasanta si sta interrogando di portarla dal lungomare a schiacciarla verso monte sulle strutture alberghiere, ci sarebbe da riflettere, ma questo non vi chiedo la risposta stasera, è una risposta, come dire, una suggestione intanto da prendere e poi da restituire chiaramente al comune. Da capire se c'è un interesse a fare un'operazione simile anche per noi. Chiaramente è chiaro che se la fanno Forte dei Marmi e Pietrasanta sarà più difficile per noi dire no, restiamo dove siamo e non mettere in discussione l'attuale sistemazione. Però non escludo nemmeno di avere ragioni nel conservare l'attuale tracciato e nel dire magari che noi per motivi di praticità lasciamo la ciclopista dove si trova adesso. Chiaramente per noi spostarla potrebbe significare dover ridisegnare il viale. E per questo vi dico anche che siamo pronti a fare un investimento per un ridisegno complessivo di quel viale che non lo deturpi, intendiamoci, perché si tratterebbe di un'operazione di conservazione e di ristrutturazione del viale, anche perché la sovrintendenza, come sapete, poi non ci consentirebbe di fare molto, però probabilmente riusciremo a trovare anche una configurazione dove non solo non si perdono posti auto, ma magari se ne guadagna anche qualcuno di più su quei tratti di viale Bernardini. Quindi una riflessione estremamente aperta e la prima è questa, e riguarda esclusivamente il tracciato proprio della ciclovia tirrenica. Poi c'è uno sviluppo interno che la ciclovia tirrenica dovrà trovare. Voi sapete che nel mese di ottobre, perché dovevano partire adesso, ma da un dialogo tra me e Marcello Pierucci e anche Nicola Festa abbiamo deciso di stoppare il cantiere della ciclovia di Via Gasparini, perché rischiavamo di andare troppo a ridosso della stagione estiva. E quindi abbiamo deciso di spostare l'inizio dei lavori a ottobre, sfruttando i 3 mesi dell'estate per aggiudicare il secondo lotto di lavori, perché la via Gasparini è divisa su 2 lotti, un primo lotto e un secondo lotto. Il primo lotto è aggiudicato e potrebbero partire i lavori domani. Il secondo lotto è pronto e va in gara adesso. Però abbiamo deciso di allineare l'inizio dei 2 lotti per fare un servizio solo, un unico momento di disagio chiaramente per la via Gasparini e fuori dalla stagione estiva. Quindi i lavori partiranno da ottobre in poi. Quel tipo di tracciato probabilmente diventa già una prima indicazione di quale percorso la ciclovia tirrenica segue per andare verso la stazione. E quindi per disegnare un percorso di collegamento tra la zona litoranea e la stazione. Resta da capire come orientare la progettazione dalla via Aurelia fino alla stazione del Lido di Camaiore. Quindi che tipo di viabilità seguire, considerando anche che ci sono delle viabilità maggiori esistenti, importanti come la via italica, ma che non sono del tutto infrastrutturate,
che richiederebbero tra l'altro uno sforzo progettuale probabilmente troppo lungo e troppo complesso, mentre invece ci sono una serie di viabilità interne che potremmo utilizzare in termini di ciclomobilità, vi ripeto, per arrivare poi sulla via Gasparini e collegarci chiaramente con la parte a mare. Perché però ci sono qui con noi stasera anche i CCN di Capezzano e di Camaiore? Per una ragione, perché tra le varie suggestioni che abbiamo raccolto dalla regione c'è anche l'interesse a ragionare dei collegamenti con l'entroterra un po' più profondo, cioè non fermarsi alla stazione, ma pensare a uno sviluppo verso la parte dell'entroterra. La ciclovia tirrenica è un'opportunità non solo in termini turistici o comunque economici, ma come dire, la cogliamo anche come un momento importante per mettere a sistema una serie di riflessioni sull'infrastrutturazione ciclopedonale del territorio e quindi collegare questo ragionamento con la ciclovia tirrenica per tirare un po' le somme e dare anche delle indicazioni progettuali non solo alla regione ma anche ai nostri uffici sugli sviluppi da prendere nelle prossime tornate di programmazione dei lavori pubblici. Considerate questo, ci sono oggi delle soluzioni inattese che prima non si potevano prevedere. Vi faccio un esempio. Con il decreto rilancio del 2020 è stato modificato il codice della strada e sono state consentite le cosiddette corsie ciclabili. Le corsie ciclabili sono infrastrutture prevalentemente di segnaletica che ricavano all'interno delle viabilità esistenti delle evidenze sui percorsi occupabili dalla bicicletta nell'ambito delle corsie percorribili con le automobili. Quindi sono elementi di ordine, se vogliamo, è un elemento di organizzazione e di ordine del traffico su strada. Non comportano chiaramente opere strutturali, tipo abbattimento di alberi, infrastrutturazione di banchine, copertura di fossi, eccetera. Quindi sono molto più veloci da realizzare, a differenza dei percorsi, vi ricordate i percorsi ciclabili, che sono una cosa diversa dalle piste ciclabili e sono quei tracciati consigliati per la ciclomobilità. Era quello che, per esempio, per noi andava da Capezzano, da Camaiore, passava via Dietromonte, arrivava a Capezzano, faceva la via Carraia, arrivava sulla via del Barbuletto e poi arrivava al secco e sfociava nella zona della Misericordia, nella pista ciclabile in sede propria. Ora, premesso che noi siamo prevalentemente favorevoli alla ciclomobilità in sede propria, quindi a vere e proprie piccole strade ciclabili, però va anche detto che se in un lungo periodo ci possiamo muovere verso quel tipo di indicazione, in un breve periodo potremmo però già dare delle prime risposte, per esempio con le cosiddette corsie ciclabili, che sono degli elementi di carattere generale da tenere in considerazione come opzioni. Scusate, bevo un secondo e poi finisco. Ecco, va aggiunto un altro aspetto, che proprio per questo tipo di opportunità ci sono delle riflessioni da fare sia sull'utilizzo delle strade esistenti, non pensiamo solo alla Via Italica, ma pensiamo anche a tutte le altre strade interne. E poi, come vi dicevo, diventano il modo per agganciare il treno della ciclovia tirrenica e lanciarci in un investimento piuttosto consistente nel dare subito vita alla rete della ciclomobilità. Un secondo aspetto che vi aggiungo è che non si pensa a una sola strada, ma si pensa chiaramente a uno sviluppo, poi come dire, da eseguire in lotti nel tempo, di percorsi ciclabili. Vi faccio un esempio. Un altro tema in corso di sviluppo, per cui avremo una riunione il 26 di maggio, è il tema delle piste ciclabili ricavate sugli argini dei fiumi e dei fossi per valorizzare il cicloturismo ambientale, o meglio, anche semplicemente la ciclovia di servizio, ma sfruttando per esempio le arginature. Poi, ovviamente, c'è tutto il tema delle viabilità secondarie a cui dare un minimo di vocazione su questo punto, come ciclovie percorribili o in sede propria o sempre in corsia ciclabile, come vi dicevo prima, però è ecco, un quadro d'insieme dove la ciclovia tirrenica sostanzialmente diventa il motore di una serie di realizzazioni che servono a dare maggior sfogo anche alla ciclomobilità di servizio, cioè quella non necessariamente turistica, che può anche essere turistica perché
molta ciclomobilità, da Lido si sposta verso l'interno cercando la collina, cercando la sentieristica, quindi collegarsi con un sistema che già ben conoscete e che stiamo valorizzando ormai da anni, con tutta la parte della Francigena, che è un altro tema importante che si collega ai percorsi ciclopedonali. E a quel punto, come dire, non parlare solo il linguaggio del turista e indubbiamente di un'offerta importante sull'infrastruttura turistica, ma parlare anche di un linguaggio di servizio, cioè alle attività, e in particolare, però mi verrebbe da dire, ai residenti del territorio, quindi migliorare, tra virgolette, far fare un salto nella qualità della vita dei residenti del territorio. Io concludo dicendo, cioè, questo è un po' il quadro di insieme. C'è una questione specifica sul tracciato del Lido, ma che non voglio chiudere stasera, è una cosa che butto lì perché sta nascendo un dibattito tra la regione, il comune di Forte dei Marmi e il comune di Pietrasanta su dove mettere l'asse della ciclabile sul lungomare. Chiaramente noi ne siamo parte, però io voglio prima sentire anche quello che pensano un po' le categorie, quindi ve lo lancio prima lì e poi ovviamente ci possiamo anche ragionare, o mi potete restituire la vostra idea o chiedendo una riunione più specifica con gli associati oppure anche semplicemente raccogliendo le osservazioni che ci sono, mandandocele così proviamo a tenerle in considerazione. E poi ci sono tutti però i temi dell'entroterra. Noi vi dobbiamo dire questo, ora Via Gasparini è un investimento particolare perché si inserisce in un contesto urbano, fortemente urbano, e quindi, come dire, è una situazione ormai progettata, avanzata e praticamente chiusa. Però su tutto il resto dello sviluppo possiamo ragionarci. Chiaramente ci sono dei valori di base che sappiamo di dover tutelare in modo forte, no? Perché questo momento di riflessione si incrocia per noi con l'arrivo del piano operativo, dove ci sono una serie di risposte ad annosi problemi. Penso alla sosta lungo la Via Italica, insomma, tutta una serie di temi che finora non erano riusciti ad avere una risposta compiuta perché mancavano gli strumenti di base. Adesso arriveranno gli strumenti di base, questo ci consente magari di fare i ragionamenti, ma non vogliamo nemmeno che il tema delle ciclovie rialimenti delle criticità, per esempio, con il sistema della sosta e le interconnessioni, per esempio, della sosta a servizio dei centri commerciali naturali. Quindi ecco, io vi restituirei un po' la parola. Non so se Gabriele vuole aggiungere qualcosa. Vi restituirei un po' la parola per accogliere un po' le vostre idee e capire anche se possiamo già con questa riunione, che poi faremo verbalizzare allo staff, è per questo che la registriamo, non è perché non ci fidiamo, ma dobbiamo verbalizzare, raccogliamo i verbali di questa riunione. Lo riuniamo a quello dell'assemblea di zona e poi lo spediremo in regione perché era una promessa che avevamo fatto alla regione e un impegno che ci eravamo presi anche sulla garanzia di un percorso partecipativo per accogliere idee in una fase nella quale non abbiamo, come vi dicevo, il progetto fisico da presentarvi, ma forse è meglio così, nel senso che possiamo in questa fase incidere forse in maniera anche più forte nelle prospettive della progettazione, dando il nostro contributo, quindi prevalentemente di proposte da trasferire alla regione. Gabri, non so, vuol dire qualcosa in più? No, vabbè, semplicemente penso che tutte, insomma, l'illustrazione di Alessandro sia stata precisa e puntuale. Io posso aggiungere semplicemente che in prospettiva futura, a parte per la questione Agenda 2030 che l'Europa, insomma, in questo momento ci impone, c'è anche una questione di sfruttamento, come giustamente diceva prima Alessandro, turistico, ma anche di incentivo per quelli che sono, diciamo, i nostri turisti che vengono dall'estero, perché la bicicletta è un mezzo che viene sempre più utilizzato e noi, no, non noi come Camaiore, ma a livello nazionale purtroppo non siamo, tranne qualche zona del Trentino, molto preparati di solito per poter permettere, insomma, di avere delle strutture che sono a livello di quelle, per esempio, del centro Europa. Quindi, insomma, se noi potessimo in questo senso sviluppare un percorso competitivo da questo punto di vista, penso che sarebbe un incentivo anche per una parte, magari, turismo che in questo momento abbiamo, sì, però potremmo assolutamente implementare. Per il resto sono curioso anch'io di sentire se avete voi, insomma, dei suggerimenti e delle osservazioni.
Io lascerei la parola a chi vuole rompere per primo il ghiaccio su questo tema. Antonio, vai. Buonasera a tutti, ringrazio in particolare Alessandro e Gabriele di averci dato questa opportunità alla CCN di Capezzano. E su questo tema è da tempo che ci siamo un po' confrontati. Diciamo così che ultimamente siamo arrivati anche a un progetto vero e proprio per valorizzare quelle che sono le realtà territoriali con le tipiche caratteristiche rurale, storico, culturale e commerciale. Quindi quello che andrò a spiegarvi è proprio definire un progetto vero e proprio su una base di valorizzare quindi il nostro territorio. E senz'altro penso che è fuori discussione che ci vorrà un collegamento dalla ciclovia tirrenica a monte, quindi una trasversale, una variante che parte dalla ciclovia tirrenica e in direzione verso Camaiore. Noi, ecco, non ci preoccupiamo tanto di questo, pensiamo a quello che è il nostro interesse sul nostro territorio, quindi nella zona di Capezzano. E quindi dalla discussione che abbiamo fatto, anche se cerco di riassumere e di mettere insieme tutti quei frammenti che mi sono arrivati dai nostri associati, è quella che si pensava di seguire con la pista ciclabile il tracciato della ex variante sarzanese, cioè praticamente creare un percorso trasversale parallelo alla Sarzanese, più a mare, quindi più nella zona, diciamo così, agricola, nella zona rurale, seguire questo tracciato. Seguire quindi dal tracciato di questa che dovrà essere definita da mare a monte, da mare a Camaiore, e quindi ricollegarsi con questo tracciato ex variante sarzanese. Praticamente cosa abbiamo notato? Che da un lato verso la campagna, cioè quindi a mare di questo tracciato ex variante sarzanese, è importante far conoscere il territorio rurale, i prodotti tipici, in modo da favorire anche un turismo enogastronomico. Dal lato invece, dall'altro lato, praticamente la parte di interesse storico, culturale, commerciale, cioè il centro di Capezzano, il Teatro Argentina, il Museo delle Opere di Jackson e le attività commerciali. Quindi ecco, questo porre importanza al tracciato della ex variante sarzanese non è casuale, divide proprio queste due zone che per noi rappresenta il valore del nostro territorio. Questo tracciato praticamente si pensa ideato da questo collegamento Mare Monti fino alla zona della Dogana. Quindi praticamente percorre questo ex variante sarzanese fino alla Dogana. Nella zona della Dogana praticamente attraversa la Sarzanese e si direziona verso la Francigena, che proprio in quella zona c'è la porta del nostro comune, della Francigena. Quindi praticamente si ricollega col discorso della Francigena. Lì vicino c'è il castello di Rotaio, oltre alla Villa Le Pianore, oltre all'area archeologica dell'Acquarella, quindi la Fattoria Romana, si prosegue sempre tramite questo percorso ideale, questo anello, diciamo così, che abbiamo fatto. E proprio da questa zona, da Villa Le Pianore, ci sono anche i sentieri che collegano le frazioni di Santa Lucia e Monteggioli, che sono molto interessanti. Quindi praticamente valorizza tutta una parte storico-culturale che è più a monte, per poi ricollegarsi con Via della Stretta alla Francigena, al percorso originario
arrivare quindi alla zona di Inkvar e ricollegarsi poi al percorso già tracciato. Ecco, ho cercato di sintetizzare, ma spero di essere stato chiaro, cioè di aver fatto capire questo anello che si basa su questo tracciato ex variante sarzanese che percorre la zona, diciamo così, rurale di Capezzano, divide in due la zona rurale e la zona di interesse storico per poi attraversare la sarzanese vera e propria e andare a ricollegarsi con la Francigena dove ci sono queste realtà di importanza storico-culturale, Villa Pianone, area archeologica. Ecco, noi pensiamo che questo. Ecco, sottolineo anche un altro fatto. Non sottolineiamo il museo di Gerson, cioè l'abbiamo fatto, vediamo di valorizzarlo, perché io vi dico questo, che a visitare l'Indiana c'è molte persone, vengono molte persone dal di fuori con la macchina fotografica e fotografo come sfondo anche la chiesa di Capezzano, però principalmente si interessano all'Indiana di Gerson. Quindi questo senz'altro è un fiore all'occhiello riservato a Capezzano che ci lusinga, che ci fa piacere, anche coloro che praticamente hanno fatto di tutto per mettere insieme questo museo con delle disponibilità economiche. Quindi in breve, non so se sono stato abbastanza chiaro, questo anello ci consentirebbe di valorizzare il nostro territorio e quindi di averne poi dei vantaggi per cercare di investire anche in avere risorse anche per quelle che sono la possibilità di ampliamento di certe cose. E io mi ricollego anche a un gruppo che si è formato di recente al tavolo di lavoro dell'agricoltura e dell'ambiente, cioè questo ci potrebbe essere d'aiuto, e tra l'altro ci abbiamo Alvaro presente che è uno dei responsabili, che senz'altro ci può dare una grossa mano per caratterizzare anche il turismo enogastronomico, far diventare Capezzano un punto importante per il cibo, per la valorizzazione di quelle che sono le tradizioni, i tipi e i prodotti tipici della zona. Chiudo qui, non aggiungo altro. Lo so che può essere utopico un po' quello che ho detto, però mi sembra di avere centrato tutto quello che dal nostro territorio può emergere tramite un percorso ciclabile. Grazie a tutti dell'ascolto. Grazie Antonio perché è una bella, cioè, come dire, una bella visione. E, ovviamente non è giornata di pagelle, quindi lo dico, come dire, in un moto di estrema sincerità per la stima che ho per te. E, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, Alessandro. Vai, Marco. Io ho ascoltato con passione e attenzione Antonio, no? Perché ha raccontato tendenzialmente quello che dovrebbe essere il valore di questo lavoro che dovrà essere fatto, che ha un percorso, no? Che nasce comunque dalle coste francesi e dovrebbe teoricamente arrivare a Roma, un po' sulla falsariga di quelle che stanno nascendo sulla riviera adriatica, no? Come idea, diciamo, di percorso ciclabile in un futuro che comunque dovrebbe portare, diciamo, all'utilizzo ancora più ampio di quello che è gli strumenti come le biciclette e tutto quello che lega a questo tema. C'è un aspetto che però chiaramente io mi metto davanti, che è quello della condivisione con la categoria. Oggi credo che abbiamo iniziato un percorso, che è un percorso di, diciamo, di comunicazione, no? Di quello che è realmente questa opera che verrà fatta, che chiaramente per lo più a tante persone, soprattutto a tanti associati nostri, sicuramente è una situazione abbastanza ignara, abbastanza sconosciuta. Quindi abbiamo una necessità chiara di
di andarlo a condividere più velocemente possibile. Questo credo che sia l'obiettivo un po' di tutti, sia di noi come rappresentanti di categoria che dell'amministrazione, per cercare poi di non trovarci a dover trovare gente che picchetta una zona perché si fa un'attività sbagliata o poco consona a quelle che è l'orticello frontale che ha, e di conseguenza si potrebbero creare dei dissapori e delle discussioni. Io mi ricordo, il sindaco ne ha fatto un'analisi di quella, diciamo, guerriglia che nacque sulla pista ciclabile 20 anni fa, 18 anni fa, roba di questo genere, e lì onestamente poi uscì fuori questa pista ciclabile un po' ibrida, no? Che è quella, diciamo, del Viale Bernardini, che oltre ad essere una pista ciclabile frequentabile e comoda, ma è anche comunque una pista ciclabile particolarmente difficile, perché comunque sappiamo bene che è comunque d'estate un percorso abbastanza fastidioso, no? Dal punto di vista dell'attenzione alla strada che dovrebbe essere data. Quindi io credo che oggi, in questo momento, dovremmo obiettivamente prendere atto che c'è questa situazione di nascita di un nuovo percorso, di una nuova pista ciclabile, ma dobbiamo anche essere coscienti del fatto che si va a toccare la storicità e ormai la stanzialità di alcune categorie commerciali, e mi riferisco in questo caso ai balneari, agli albergatori, perché poi il problema più grosso, da quello che si capisce, verrà toccato semplicemente nella zona del secco, no? Perché nella zona del Viale Bernardini. La zona del Viale Bernardini è chiaramente una zona un po' borderline, un po' particolare nella gestione della pista ciclabile e nella gestione, diciamo, anche dei parcheggi. Quindi, secondo me, un confronto serio e, diciamo, analitico anche del dettaglio di quello che dovrà essere fatto in quella zona, secondo me sarà determinante. Credo che siano due passaggi chiari, uno balneare e uno degli albergatori, perché poi si parla di categorie che fanno lo stesso mestiere, ma poi realmente potrebbero avere esigenze decisamente differenti. Quindi credo che questa prima avvisaglia, questa prima riunione che è stata fatta, abbia un peso importante, perché comunque viene spiegato tendenzialmente quali sono le volontà della regione in merito, e non dico comune, dico regione, no? Perché poi il comune è tramite, in questo caso, delle scelte, e chiaramente potrà dare il suo peso sulle scelte, ma poi chiaramente le decisioni principali partiranno da altri. Però è vero anche che comunque in questa fase è giusto anche arrivare a mettere tutti insieme gli attori principali di questa ciclopista, che sono quelli che avranno probabilmente il mondo più cambiato rispetto, penso io, ai fruitori classici, che potranno essere quelli che andranno a Capezzano o a Camaiore nel centro storico, perché comunque vivono già di questa immagine di un flusso turistico che possa arrivare attraverso le piste ciclabili. Quindi, ecco, io credo che in questa fase dobbiamo cercare di condividere appieno quello che è il momento e quelle che saranno le attività da fare. E lì, ecco, invito Alessandro, Gabriele, a organizzare al più presto una riunione, anche dopo aver fatto sì che io e Consuelo, poi Consuelo dirà la sua, abbiamo fatto, diciamo, la nostra esternazione agli associati. Io non ho delle grandi contrarietà in questo tema, ho semplicemente l'idea che il mondo deve ripassare anche dalle biciclette e deve sicuramente crescere da questo punto di vista, e lo deve soprattutto la Versilia, perché probabilmente noi è inutile organizzare milioni e milioni di gare ciclistiche e poi non essere in grado di avere una pista ciclabile. Questa è una delle cose che non sono mai riuscito a capire, visto che la nostra collocazione è molto legata al ciclismo storicamente, dal Gran Premio Città di Camaiore fino ad arrivare agli ultimi anni di Tirreno Adriatico. Credo che una pista ciclabile nel nostro territorio sia sicuramente uno strumento fondamentale. Grazie. Grazie Marco. Ci sono altri interventi? Consu, ti ha chiamato però Marco, bisogna che tu intervenga, via. L'ha tirato per la giacchetta, ormai, su. M'ha tirato per la giacchetta. Non l'ho fatto apposta, promesso.
Vabbè, ovviamente le ciclovie sono il futuro, no? A parte l'opportunità turistica e l'opportunità, la vivibilità che danno ad una località, insomma, è ovvio, quindi non mi potete che trovare d'accordo, non importa che sia d'accordo io, ecco, è il mondo che va in quella direzione. Sì, certamente ci confronteremo anche fra di noi, insomma, con gli associati per capire, insomma, la collocazione, ma io penso che venga da sé. È chiaro che se Forte dei Marmi e Pietrasanta decidono per una collocazione, quella è, ecco, questo penso. Una cosa, ho sentito parlare di, una differente collocazione delle ciclovie che, insomma, possono essere fatte anche non in sede propria. Una raccomandazione che questa, insomma, deve pre nella programmazione è importante che siano previste in sede propria, secondo me. Insomma, bisogna dargli una struttura sin dall'inizio, perché poi, insomma, ecco, dobbiamo imparare a svilupparci intorno alla ciclovia, secondo me. Non che sia un'interruzione, vediamo come sistemarla, no, ecco, quello deve essere il punto principale e poi eventualmente costruirci intorno. Basta, un buon inizio, vediamo di portare avanti questi progetti e dare un aspetto nuovo a Camaiore che se lo merita. Vai, grazie Consuelo. Ci sono altri interventi? Alvaro? Io, Alvaro, scusami, ti interrompo un secondo, io giusto per dirvelo, perché in realtà in agenda me l'avevano messa alle 6 a me e quindi hanno sbagliato a mettere un'agenda per le 6 quando poi era le 6:30. E io tra un quarto d'ora mi devo scollegare, ma nel caso rimane Gabriele collegato e finiamo di raccogliere queste cose. Intanto però direi già, apro e chiudo una parentesi per lasciarvi con un impegno concreto. Direi già che proviamo a trasferire alla Regione Toscana, per l'amor di Dio, in connessione con quello che si sceglierà anche sui comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi, però la necessità di un passaggio ulteriore per condividere, diciamo così, l'alternativa progettuale che c'è sul Viale Bernardini. Credo sia più difficile per noi trasferire la ciclopista che è sulla passeggiata in un'altra posizione. Quella io credo che faremo una grande, magari anche opera di, oltre che di manutenzione, di abbellimento di quel tracciato di pista ciclabile, questo mi sento da subito di garantirlo. Sul tracciato invece che va dall'Arlecchino fino al confine con Pietrasanta, Forse anche allargata. si potrebbe vedere di allargarla, perché in effetti, cioè, è una corsia ciclabile, non sono due corsie, eh. Quindi andrebbe visto se abbiamo la possibilità di ragionare in modo un po' più compiuto intorno a questo tema e magari farlo ovviamente senza lasciare indietro il contributo delle categorie. L'ultima cosa, poi scusami Alvaro, ti lascio subito la parola, riguarda la questione delle piste ciclabili in sede propria. Io capisco e sono idealmente convinto di questa cosa. Pragmaticamente mi confronto con comuni che non hanno risorse infinite e vi dico, siccome intanto va però mandato un segnale di presenza e anche semplicemente di ordine, perché chi frequenta, diciamo così, il pendolarismo tra Camaiore e la costa sa bene che un po' come sulle altre zone c'è sempre il problema di dire dove stanno i ciclisti. Quindi si prova a dargli un'indicazione. Ripeto, però non è un'indicazione che esaurisce il percorso di definizione delle ciclovie e delle ciclopiste sul territorio. Una pista ciclabile, lo vedete, la pista ciclabile di via Gasparini, che non è di chilometri, va bene, costa diverse centinaia di migliaia di euro. È chiaro che quel tipo di investimento si fa programmandolo in un medio-lungo periodo, medio-lungo vuol dire 4-5 anni. Però si parte magari con un'indicazione anche diciamo così, di forza su quelle che sono però, per esempio, i percorsi, anche semplicemente le corse ciclabili che uno vuole mettere in campo. E ripeto, tutti pensano alla Via Italica, io onestamente non penso semplicemente alla Via Italica, che forse è quella più scontata e anche quella più complessa da gestire per una serie di
argomenti che sono intanto la strategicità di quell'asse viario. Ma ci sono tante vie dell'interno, la via Caraia, la via del Paduletto, tutta una serie, una lunghissima serie di strade che possiamo infrastrutturare adeguatamente anche con le cosiddette corse ciclabili, che non sacrificano il transito dei mezzi, di un trattore, di una macchina, di un furgone, però danno un ordine alla gerarchia della circolazione su strada, cioè fanno vedere al ciclista dove può passare, fanno capire all'automobilista dove potrebbe trovare un ciclista davanti a sé. E questa è una cosa magari da sviluppare. Ripeto, non sono alternative queste due formule, sono concorrenti, scontano soltanto ovviamente una differente logica di sviluppo, di progettazione e anche di realizzabilità che evidentemente nel caso delle corsie è più immediata. Nelle ciclopiste bisogna lavorare di più perché ci sono delle interferenze con i sistemi viari molto più importanti. Pensate se dovessimo fare una pista ciclabile in sede propria sulla Via Italica, dovremmo porci il problema di tutti i parcheggi che ci sono. È evidente che quel tipo di criticità, nel caso, ce la dobbiamo porre in un lungo periodo di risolverla perché altrimenti uccideremmo una parte della sosta sulla comunità e quello non, nessuno di noi vuole che accada. Alvaro, ti restituisco la parola, a un certo momento mi vedrete sparire, ma sappiate che vi ho salutato, nel frattempo vi ringrazio della partecipazione. Vai Alvaro. Ok, cerco di essere breve. Comunque, io oggi sono particolarmente soddisfatto di questo incontro perché ho notato la condivisione su un argomento importante per il nostro territorio. Cioè, quando più categorie, quando più realtà, dico, condividono un progetto complessivo che va a valorizzare l'intero territorio, secondo me, dico, questo è una cosa positiva. Vuol dire che abbiamo cominciato a mettere da parte i campanili e questo naturalmente non può che portare a delle soddisfazioni. L'avete già detto, non sto a ripeterlo io, l'importanza del turismo lento. Mi ricollego un attimo all'intervento di Antonio, quando ha ben descritto le attrazioni che si potrebbero trovare dal punto di vista storico-culturale anche con Capezzano, che è storicamente considerato solo e solamente una zona rurale, per non dire contadini, insomma, contadina, dico, perché poi questa, dico, è la realtà. Però, appunto, dico, con il progetto che è nato grazie a questa amministrazione comunale che ha creduto in una proposta che è quella del tavolo di lavoro di indirizzo permanente, che ha dato poi luogo al progetto Agenda per la qualità del cibo, è cominciato un percorso importante sul territorio di condivisione di idee, partendo dal cibo. Ma d'altra parte il cibo io credo che per noi è importantissimo, perché d'altra parte, essendo un comune turistico, credo che sia un elemento fondamentale. E noi, dico, credo che siamo collaterali e una spalla importante per quanto riguarda la ricettività turistica sotto questo aspetto. Abbiamo diverse possibilità e credo che sotto questo aspetto ci possa essere anche inserita la valorizzazione del mercato ortofrutticolo, che non è altro che un distributore di cibo, dico, ma anche un luogo che, con una riqualificazione ben ponderata e vista nel futuro, potrebbe, dico, diventare un punto di riferimento e di richiamo dal punto di vista turistico, non solo per la stagione estiva, che naturalmente principalmente la gente va al mare, dico, questo lo sappiamo, però abbiamo anche la stagione invernale, la stagione autunnale, la stagione primaverile, e l'entroterra in questi periodi può offrire molto. È stata citata la Via Francigena, io su questo vorrei aggiungere una cosa su Capezzano e ricordarla appunto al sindaco, che se non vado errato fine 2018 c'è stato un sopralluogo fatto dalla facoltà urbanistica dell'Università di Firenze, unitamente alla facoltà urbanistica, mi sembra di Tokyo, ma comunque giapponese, che hanno fatto tutta una serie di rilievi nel tratto dal Villa Le Piamare, dalla strada che va a Monteggiori fino al Cavallini, per
per una riqualificazione del tracciato in modo tale da renderlo anche più agevole. Ora, francamente non so, dico, questo progetto, dico, questa elaborazione, se ha avuto una fine, di questo non ne sono stato informato o meno, ma comunque magari, dico, visto che sarà la necessità e la possibilità di presentare alla Regione alcune indicazioni, magari andare a rivedere anche questa cosa, perché potrebbe essere anche interessante per valorizzare appunto la frazione di Capezzano. Ecco, io termino qua. Io credo che se andiamo avanti in questo modo potremo portare dei risultati positivi al territorio. Grazie Alvaro. La suggestione sulla Francigena è importantissima. Tra l'altro è una delle cose che anche con la provincia diremo alla Regione, cioè troviamo che leggere lo sviluppo della ciclovia tirrenica senza connetterla con la Francigena rischia di creare semplicemente una disarmonia in un progetto che invece potrebbe avere grandi potenziali di infrastruttura territoriale. Lo dico perché la Regione si è concentrata sulla ciclovia e vabbè, è un progetto transnazionale, interregionale, va bene. Però agganciarci tutti questi argomenti, pensate anche a quello che ricordavo prima io, no? I vianelli della sentieristica, danno una serie di opzioni, no? Di percorribilità del territorio che finora, no? non riuscivamo a mettere a sistema col mare. Invece la ciclovia ci offre l'occasione di mettere tutto a sistema. E proprio sulla Francigena devo dire che c'è un bel lavoro che la Regione potrebbe recuperare e riportare avanti, che è stato interrotto quando c'è stata la riforma delle province, che hanno sostanzialmente esautorato, no? Con quella riforma il ruolo delle province. Lì c'era un lavoro in corso che si è interrotto e forse è il momento, no? Con l'occasione della ciclovia tirrenica, che quel tipo di lavoro si riprenda. Tra l'altro per noi come comune è anche strategico, perché noi siamo il comune in cui la Francigena si avvicina di più al mare e poi di rotta verso l'interno, verso la Lucchesia. Quindi siamo il comune dell'interconnessione di questi due percorsi. E guardate, il turismo delle città d'arte passa anche dalla bicicletta, peraltro, perché la Francigena non è fatta solo di pellegrini, ma è un'infrastruttura turistica che per l'appassionato di bicicletta serve anche a parlare il linguaggio della storia e dei luoghi della cultura. Quindi a maggior ragione, guarda, poso in pieno per quello che posso e anzi, nel verbalizzare questo incontro, credo che la sottolineatura tua, Alvaro, e anche quelle di Antonio, cioè non senza togliere nulla agli altri ovviamente, ma sulla Francigena, siano da mettere in campo, perché lì secondo me la Regione manca di un pezzetto di visione che deve probabilmente rimettere subito in campo. Scusate, io vi lascio, però lascio la gestione del dibattito a Gabriele. Io vi ringrazio intanto, vi saluto, poi ovviamente restituiremo tutto questo lavoro sui verbali e alle nostre categorie, soprattutto per quel che riguarda il tracciato del Lido, dico, appena avremo inviato questa cosa alla Regione, gli chiederemo magari una specifica in connessione con i ragionamenti degli altri comuni sul tracciato di Viale Bernardini, confine con Pietrasanta, va bene? Grazie, grazie ancora. Gabri, ti lascio il lavoro. Ciao Rita, grazie, ciao. No, va bene, dunque se Rita vuole aggiungere qualcosa a qualche commento, così chiudiamo il giro. Chiaramente sono molto favorevole anch'io allo sviluppo di questo progetto, che ben venga, che chiaramente abbiamo colto già gli altri interventi, quindi quando si parla di sviluppo enogastronomico, di Francigena, sono tutti argomenti che chiaramente sono ben visti sia da noi nell'entroterra che la parte sul mare. Ora, credo che l'intervento più pesante per quanto riguarda la ciclovia interessi la parte costiera. Però se ce la facciamo a fare un prolungamento verso l'interno, sfruttando chiaramente la via Francigena, non potremo altro che coglierne dei benefici, anche perché noi, vivendo bene il centro storico, chiaramente ci sono già dei percorsi di bicicletta, perché noi vendiamo cartine, ci sono persone che studiano questi sentieri, quindi creargli anche il collegamento dal mare secondo me può essere molto produttivo.
Questo sì. Va Non bene, va bene. Grazie Rita. Io, se siete d'accordo, insomma, potrei chiudere anche l'incontro, visto che a meno che non ci sia qualche ulteriore commento sulle cose che ci siamo detti durante questa riunione qua. Niente, penso che, insomma, come già anticipato da molti di voi, il percorso, come diceva anche soprattutto Consuelo, il percorso sia ormai necessario di creare, insomma, quella che è effettivamente una necessità ormai, la possibilità di arterie che connettano tutto il territorio, attraverso le quali possiamo veramente incentivare una forma, ripeto, di turismo che purtroppo è ancora sottostimata per tanti versi e che invece deve assolutamente prendere il volo, anche perché noi abbiamo un territorio da questo punto di vista straordinario, no? C'è la possibilità effettivamente di andare da mare a monti in pochissimi minuti e la bicicletta è uno strumento assolutamente necessario per poter permettere anche a chi viene a visitare di capire un po' quali sono le caratteristiche del nostro territorio. Anche la suggestione di Alvaro, io penso che sia assolutamente interessante perché il mercato dovrà diventare un centro. Io credo anche della cultura del cibo, perché se noi riusciamo a terminare quei lavori che inizieremo fra pochissimo, penso che quello diventerà veramente un centro attrattivo da questo punto di vista per tutta la Versilia, perché il mercato che abbiamo noi è un mercato importante e attivarlo anche attraverso delle forme culturali legate al cibo con incontri e permettere appunto ai turisti che vengono sul nostro territorio di raggiungerlo facilmente sia un valore aggiunto. Assolutamente stimolante anche l'intervento di Tofanelli perché penso che quella parte di area, insomma, del nostro territorio alle volte sia un po' sottovalutata. E invece da un punto di vista culturale ha due gemme che sono Teatro Argentina e sono contento che l'hai ricordato, e il Museo Jackson che contiene delle opere. Io ci sono stato recentemente anche con la Mazza Bonato per capire un po' come attivare il percorso prossimamente, di grandissimo valore, ed è un museo anche che si può interfacciare con delle proposte multimediali, io penso, perché Jackson era molto legato alla cultura per esempio del western, e quindi la possibilità di unire anche eventualmente, ora lo so che è una cosa molto più complessa, perché come dicevi giustamente tu, c'è magari un problema strutturale, però sarebbe sicuramente interessante anche far raggiungere a un certo tipo di turismo quelle zone e quelle aree. E sono contenta che l'intervento di Marco, perché mi rasserena un po' su, insomma, la possibilità anche di noi che siamo marittimi e che sappiamo bene che siamo un pochino più chiusi rispetto agli altri, invece di avere delle prospettive, delle visioni per insomma un percorso comune che sia legato veramente a tutto il territorio, ma credo che da questo punto di vista poi Marco, se mi puoi confermare, ci stiamo un po' aprendo ultimamente, come gente di mare, no? Che se non vede il mare poi sente male. Il percorso, se si guarda Camaiore come Camaiore, dobbiamo guardare il mare come la collina, cioè non cambia assolutamente niente. Cioè questo è un dato generale. Quello che dobbiamo pensare è che comunque far capire agli associati e al territorio un certo tipo di investimenti, di cambiamenti anche radicali, importanti, no? Lo sono stati. L'epoca del Pontile è stato un cambiamento radicale importante del nostro territorio, come lo è stato il rifacimento della passeggiata. È chiaro che il
il dibattito si apre, no? Di fronte a chi nella storia non ha mai avuto grandi cambiamenti o non si è mai dovuto adeguare a quello che erano i passaggi dei tempi. Oggi la pista ciclabile ha un peso, lo ha un peso, ce ne rendiamo conto tutti, perché poi comunque il turismo passa anche e soprattutto da questi tipi di temi. Credo che l'aspetto principale è quello della condivisione. Se riusciamo a far passare bene il messaggio dell'intervento che viene fatto, del valore che gli viene dato e della qualità di quello che andiamo a fare anche per il bene del territorio, perché è giusto ribadirlo, no? La Francigena è un percorso turistico, il Museo Jackson ha avuto il suo percorso. Il Teatro Argentina ha avuto un percorso. Io do sempre un peso enorme a quello che è anche la Fattoria Romana, cioè tutto quello che è l'ambito, diciamo, della storia di Capezzano, di quelle che sono le nostre origini, no? Perché poi fondamentalmente si parla dell'età romana. Quindi, cioè, si sta parlando di un contesto, un contenitore turistico importante che affianca anche quello che deve andare a fare il mare al bagno Venezia, ma che comunque prende anche invece quello che si deve andare a fare il suo bel giro dentro le colline oppure andarsi a vedere la Fattoria Romana. Cioè c'è un'anima dentro Camaiore, quest'anima va tirata fuori, va sviluppata ad ampio raggio e non più pensando che ci sia una divisione radicale tra quello che è il mare e quello che è il comune interno, il territorio all'interno. Se siamo bravi a uscire da questo schema, probabilmente si crescerà nei prossimi anni, sicuramente con delle velocità diverse. Io ricordo che tanti dei turisti che vengono al mare, ne parlavamo prima che iniziasse la riunione, risiedono nelle colline di Camaiore e non è detto che chi viene al mare oggi non vada a visitare Camaiore. Io oggi, non peraltro, stasera ho degli olandesi in una casa qui al mare che sono venuti a mangiare a Camaiore in via di mezzo. Quindi bisogna anche iniziare a pensare che comunque questo percorso, questa sorta di ciclovia, deve avere la sua valutazione anche in un ambito di territorialità. Poi, ribadisco, bisogna trovare gli equilibri e gli equilibri si trovano col dialogo, non si trovano certamente con le scelte imposte. Credo che oggi l'amministrazione abbia capito che tante cose devono essere fatte con dialogo e credo che Alessandro l'abbia avuto come merito questo. Giusto, sbagliato, meno sbagliato, criticabile, non criticabile, però non si può dire che come amministrazione questa non abbia fatto il percorso della condivisione, indipendentemente dalle ragioni politiche di ognuno. Questo deve essere chiaro. Come del resto, io invito sempre a pensare che sarebbe opportuno iniziare ad avere anche durante l'estate delle navette che inizino a parlare di fare Camaiore Lido, perché se vogliamo far vivere il territorio di Camaiore durante il periodo estivo, Sono d'accordissimo con te, Marco. La navetta è essenziale. E bisognerebbe ritornare un po' come quando il consorzio di promozione turistica iniziava a pensare di avere le navette, ma non si trovavano poi i finanziatori per farle gestire. Oggi col Quello. Covid è difficile gestire le navette, però forse sarebbe iniziare a pensare al futuro con delle varie stazioni, no? Una partenza, che so io, dalla Bussola domani, una partenza dalla Piazza del Pontile, uno stop a Capezzano, uno stop a Camaiore, fino anche a un orario consono, ma questo deve essere un investimento che deve fare l'amministrazione, e io ti dico, Gabriele, lo sai come la penso, non è che ho tanti peli sulla lingua, le ossa le devo dire, cioè bisogna che l'amministrazione inizi a investire anche in questi temi, perché portare una famiglia da Lido verso Camaiore o da Camaiore verso Lido, in un contesto dove si fanno vedere attività, negozi, commercio diversi da quelli che sono le attualità. E non pensa, io ho tanta gente che arriva a Lido e pensa che il comune sia quello di Lido. È questo che è l'errore principale. È l'errore più grosso perché molto spesso ci troviamo di fronte a uno scenario che è quello di dire al cliente: no, guardi che il centro di Camaiore è da tutt'altra parte. Camaiore è fatto di un tot di frazioni, un quantitativo enorme, che devono essere valorizzate e devono avere un suo percorso. E te lo dico da politico, non politico, da presidente di una categoria, ma questo è un percorso che non deve avere una bandiera, deve essere un percorso che deve campare per tutti nella stessa maniera, deve avere una linea, cioè quella di mantenere il flusso turistico interno. Come si parla di calendario unico degli eventi della Versilia, bisogna anche iniziare a parlare che il territorio di Camaiore è un territorio più ampio e che deve avere delle soste, dei percorsi. No, chiudo. L'ho detto l'altro giorno, era una riunione, ero in televisione
Italia 7. C'era un il presidente dell'ambito turistico in televisione con me. Mi fa: cosa manca in Versilia? Cosa manca in Versilia? Manca la delocalizzazione, mancano i mezzi di trasporto che spostino le persone. Non si può solo pensare, e parlavamo di ciclopista, no? Non si può solo pensare che c'è il turismo di mobilità su due ruote, c'è anche un turismo di mobilità alternativo, che è quello delle famiglie che non si possono muovere solo sulle due ruote, perché da portarli a Camaiore, d'accordo, sono 10 km, 8-9 km, non è che lo possiamo fare alle famiglie in generale, bisogna che tu sia anche organizzato. Ecco, questo secondo me è un percorso che dobbiamo fare soprattutto nel periodo estivo, per far innamorare la gente non solo di Lido di Camaiore, ma anche del territorio stesso, perché Capezzano ha delle strutture, ha della storia, ha dell'arte. Camaiore allo stesso tempo ha le stesse caratteristiche, c'è il turismo enogastronomico, ma ci sono anche la storia dell'arte, perché abbiamo delle mura che sono una storia. Quindi io lì mi chiedo, non voglio dire nulla perché potrei parlare 45 minuti di fila su questo tema, però iniziamo a guardare il territorio e la struttura, diciamo, turistica del nostro comune in maniera comprensoriale. Chiuso. Basta. Gabriele, ti lancio una proposta. All'inaugurazione del museo di Gexo, a Capezzano cominci a programmare un festival western da ripetere tutti gli anni che diventa un'attività culturale. Sembra una cosa banale, dico, ma comunque potrebbe essere una cosa che potrebbe allietare le serate estive. Assolutamente Alvaro, guarda, hai toccato nel vivo su questa cosa. Ci lavoreremo e lavoreremo anche naturalmente sulle proposte di Marco, che sono sulle quali purtroppo sono tanti anni però io credo che adesso ci sarà un cambio di passo perché ci sarà il PNRR, ci saranno tante opportunità che dovremo sfruttare. Noi abbiamo lavorato anche come provincia, perché ci siamo incontrati diverse volte per cercare di intercettare quelle che saranno le missioni. Ci saranno appunto 6 missioni sui vari bandi che verranno proposti dal governo. Uno sarà anche sulla mobilità sostenibile, che non vuol dire necessariamente, vuol dire naturalmente principalmente biciclette, però anche la questione dei mezzi pubblici è una questione assolutamente importante, proprio perché limita dopo lo spostamento con i mezzi propri. Certo, servono tante risorse per metterla in piedi, però insomma cerchiamo di essere ottimisti. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile e immaginabile, e insomma forza e coraggio, come dice quel tale. Posso aggiungere Io una cosa? Posso sì. aggiungere? Certo. Allora, siccome si parlava delle piste ciclabili, e io sono d'accordissimo, però bisogna che tenere in considerazione che all'interno del centro storico di Camaiore, io parlo per la nostra parte, chiaramente mancano gli spazi per le biciclette. Io, se ti ricordi, avevo fatto anche una richiesta, visto che ci sono tutti i percorsi dei biker, anche a livello amatoriale, insomma, avevo fatto anche la richiesta delle colonnine. Non so se te la ricordi, l'anno scorso avevo richiesto delle colonnine messe su diversi punti nel centro storico di Camaiore, dove i ciclisti che hanno delle problematiche potevano utilizzare o rigonfiare o sistemare la gomma, insomma, se, e di conseguenza anche gli stalli, perché a Camaiore proprio è una cosa che manca, c'è solo davanti al comune e poi la bicicletta l'appoggia al muro, perché questa è la verità. Gabriele, quindi anche queste cose qui, se vogliamo svilupparci in tal senso, vanno pianificate. I posti per le biciclette ci vogliono, le colonnine secondo me sono essenziali, occupano poco posto, magari uno le mette qualcuna, ma nel centro storico ci vorrebbero, secondo me. Poi sposo pienamente quello che ha detto Marco Daddio, il collegamento mare con le navette nell'entroterra, sia a Capezzano che da tutte le altre parti, è essenziale. E io questa era una cosa che ti avrei detto comunque in separata sede. Comunque per i mesi estivi, io non ti dico tutti i giorni se uno ce la fa, ma perlomeno nel fine settimana un servizio navetta, secondo me, ci vuole. Va bene, io mi segno anche queste ulteriori suggestioni e poi, insomma, vi ringrazio della partecipazione e credo, insomma, ci aggiorneremo presto perché, come diceva giustamente anche il sindaco prima, serviranno ulteriori passaggi. Poi
Poi naturalmente, insomma, se ci sono delle questioni, io sono a disposizione, cioè avete il mio numero e ci sentiamo quando volete. Insomma, vi do la buona serata, buon appetito e a presto. Oh, grazie, buona serata a tutti. Ciao. Buona serata a Grazie a tutti. tutti. Grazie. Ciao, buona serata, grazie. Ciao, arrivederci a tutti.